siccome il governo non ha poi provveduto a prendere quei provvedimenti che aveva garantito l'amministrazione locale, chiediamo una quantificazione dei danni e poi sarà cura della regione andare a chiedere al governo che vengano sostanzialmente sostenuti da parte del Ministero degli Interni. Il Comune di Ventimiglia è stato lasciato solo in una situazione di totale disagio, anche perché oggi alla frontiera si è andata a creare un nucleo di persone dei centri sociali provenienti da tutta Italia che dà ospitalità ai clandestini che vengono buttati fuori dal confine francese, e permane anche la situazione al centro di Ventimiglia con il centro di accoglienza che oggi non è più per i profughi che vanno in Francia, ma quelli che dalla Francia vengono ributtati sul confine italiano.